Buongiorno Maria Grazia, sono Lina Di Luciano per Oxford. La mia prima domanda è che cosa hai pensato quando hai letto la sceneggiatura per la prima volta? Guarda, l'ho letta ed era un film che rispecchiava troppo il mio stato attuale, perché comunque c'era mio suocero che stava purtroppo morendo, e questo film ti parla di una persona che comunque sta male, non stava morendo però stava male, e di conseguenza sai quando li vedi le cose che ti somigliano troppo, mi è venuto un po' l'angoscia, ho detto forse era talmente importante la storia, ho detto forse non sarò all'altezza di poterla interpretare. Poi devo dire grazie al mio agente Alessandro e anche a Fabrizio Maria Cortese, regista, che hanno capito la mia cosa e hanno detto no, lo devi fare, questo film non si può fare senza di te. E di conseguenza abbiamo iniziato a Maratea, quindi abbiamo iniziato dal mare e poi siamo arrivati in questa location a Rifreddo di Potenza, che è su una montagna circondata dal bosco, quindi non c'era nient'altro che bosco intorno, che ha creato una sorta di bolla di emozioni, e lì abbiamo cominciato a lavorare sui personaggi, abbiamo cominciato a lavorare sulle parole ma anche sui rapporti. Ho ritrovato Vincent Riotta, che non avevo più lavorato con lui, era stato il mio primo film 25 anni fa a Los Angeles, non ci eravamo mai più rivisti, e nonostante la difficoltà della lingua, perché non ci dimentichiamo che Vincent comunque è inglese, quindi riuscire in poco tempo a entrare dentro un personaggio parlando un'altra lingua e facendo tue le parole, allo stesso tempo creare tutti i vari rapporti con tutti gli altri familiari, con la sorella con la quale ho un rapporto veramente di odio, con questa ragazza Daphne che all'inizio arriva lì e la vedo anche lei, siamo tutte donne vittime dell'amore. E chi da un punto di vista, ma vittime perché comunque non abbiamo parlato, non abbiamo perdonato, viviamo di rancori, e quindi questo è un percorso dove ognuno di noi trova un motivo per perdonare, ma soprattutto trova dentro se stesso delle risposte. È un film che ti emoziona perché è semplice, è un film che non ha grandi pretese, perché l'unica pretesa che ha è quello di farti capire che nella vita tutti possiamo sbagliare e che è meglio perdonare e vivere un futuro felice che continuare la tua vita piena di rancore e di finta felicità. E parlando dell'atmosfera sul set, mi pare che fosse... Guarda, a parte le risate, perché tu passavi dal pianto, Fabrizio ti faceva ammazzare dalle risate, dice ma io ero concentrata, stavo piangendo, ridi lo stesso, ride. Cioè, eravamo in un... sembrava di essere entrati in una famiglia dove, con un Truman Show sembrava, dove tutto continuava anche al di là del set, perché si ritornava a cena, si parlava del personaggio, si diceva ma forse questa cosa la posso fare meglio, poi lui ci ha lasciato liberi anche di poter cambiare delle battute, liberi di fare evolvere i nostri personaggi anche al momento, a secondo, raccogliendo tutte quelle che erano le emozioni che venivano, e quindi è stato bellissimo perché è un film fatto con l'energia di tutti. Con lui, che logicamente le sapeva, perché comunque lui aveva in testa il suo film, poi ci lasciava fare, e poi quando noi andavamo fuori diceva no, questo è too much, si ritorna indietro. E quanto sei di te del personaggio di Nicole? Tanto e poco, tanto come donna, perché comunque secondo me Nicole è la donna, la ragazza dove tutti si possono identificare, perché tutti abbiamo patito per amore, tutti siamo stati rabbiosi, ma allo stesso tempo come Nicole ci siamo perse tante occasioni perché non abbiamo perdonato, e perché magari a distanza di anni abbiamo rincontrato quel nostro ex e lo vediamo come l'amico perfetto, come l'amore perfetto che poteva essere perfetto se fossimo stati in grado di perdonare. È un film che parla tanto anche di perdono, anche di destino poi. Anche di destino, ma poi ti parla anche di tanti amori, non li sottolinea, te li fa vedere in un modo normale, perché comunque vedi la cognata che sta con la sua compagna e che comunque lei vive con l'ansia di essere giudicata, che non riesce neanche ad ammettere a se stessa.
E invece il regista lo mostra come un amore normale, perché è così che deve essere. Quando due persone si scelgono, scelgono di vivere insieme, di amarsi, devono essere libere senza sottolineare nessuna diversità, perché l'amore non è diverso per nessuno. Ciao a tutti gli amici di Hot Corn, da Maria Grazia Cucinotto.